Sì alla salvaguardia e al rafforzamento del sistema sociosanitario pubblico e universale. Stop al progressivo peggioramento della qualità di servizi e prestazioni. La CGIL, diverse associazioni e comitati del territorio tornano in piazza dopo Padova, Vicenza, Belluno e Mestre con una manifestazione regionale a Verona per chiedere un radicale cambiamento di rotta delle politiche sanitarie in Italia e nel Veneto. Tutti devono avere diritto a una salute pubblica e universale. La sanità deve dare una risposta a queste esigenze, anche la sanità veneta. I tagli che ci sono e che ci sono stati stanno facendo implodere il sistema anche in Veneto. Abbiamo bisogno invece di risposte e non di una sanità che discrimini i cittadini tra chi può permettersela e chi no. La salute è un diritto, sostengono i manifestanti, e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza deve essere garantita a tutti. Ed è l'importanza della sanità di base territoriale che risparmierebbe alla sanità pubblica tantissime risorse, quindi l'importante è aiutare le persone, specialmente quelle che non hanno diritto al tesserino sanitario, al codice fiscale, e sono tutte pastoie burocratiche che danno questi problemi. I manifestanti scandiscono tre no: no al definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, no alle lunghe liste d'attesa, no alla privatizzazione e all'autonomia differenziata. Purtroppo ci sono le avvisaglie in Veneto della riconversione della sanità pubblica in sanità privata, tant'è che il Veneto è la prima regione, occupa il primo posto per quanto riguarda la spesa sanitaria privata.